La soluzione perfetta. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! L'hai visto anche tu? Lo sai che cos'è? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è questo oggetto? È una gomma usata! Una gomma! Giusto, è una gomma usata che qualcuno ha buttato via. E questo? Ma è una sveglia rotta! E cosa pensi di farci, Pocoyo? Oh, certo, vuoi buttarle via! Beh, perché no? Ancora! Ancora? Ho l'impressione che anche Ronfotto abbia qualcosa da buttare via. Guarda, ora arrivano anche gli altri a buttare via le cose vecchie. Fare le pulizie può essere un divertimento. Ah, è certamente un grande sollievo sbarazzarsi di tutta quella robaccia vecchia. E tu? Piccolo bruco? Oh no, temo proprio che davanti a casa tua abbiano buttato un po' di rifiuti. Ma hai appena buttato tutti quei rifiuti nel mare! Che profumino! Vero, Polpo? Hai ragione, Fred. A nessuno piacciono i rifiuti sulle uova. E ora? Come farai a buttare via tutta quella roba vecchia? Aiuto! Altri rifiuti! Sono d'accordo, Pocoyo. Neanche a me piacerebbe se dal cielo cadessero dei rifiuti sulle costruzioni. A qualcuno di voi piacerebbe ricevere un mucchio di rifiuti nel posto dove state giocando? No! Non ci piacerebbe! Che stai facendo, Pocoyo? Ah, sì! Hai deciso di seguire i rifiuti per riuscire a scoprire dove vanno a finire! Ottima idea!
I rifiuti seguono un percorso circolare. E questo perché ognuno continua a buttarli addosso a qualcun altro. Lasciare in giro i rifiuti non è una cosa giusta, non credi? Ma cosa possiamo fare? Io credo che Pocoyo abbia trovato un modo per risolvere il problema. Soluzione ingegnosa! Anziché buttar via i rifiuti, hai trovato il sistema per poterli riutilizzare tutti! Evviva Pocoyo! Evviva il lavoro di squadra! Ciao ciao, alla prossima!